carissima, benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gaia, questo è il mio canale YouTube. E sì, come avete appena letto al titolo e visto la copertina, questa sarà appunto la seconda parte di vlog qui in Inghilterra. Infatti oggi è martedì 24 settembre e se avete visto appunto lo scorso vlog, se non l'avete visto andatevelo a recuperare. Sono qui in gita con la scuola e niente, ho fatto appunto il giro di dividere la settimana perché altrimenti uscivano dei vlog chilometrici. E lì vi spiego tutto, anche l'organizzazione, quindi io sempre vi consiglio di andare a vedere il video uscito prima di questo. Comunque adesso sono circa le 8:30 e stiamo andando a prendere l'autobus che ci deve portare a scuola, perché andiamo appunto in una specie di college. Comunque in questo video non l'ho detto, comunque cioè, la città in cui siamo adesso è Brighton, che si trova, è un paesino sulla costa che si trova tipo a 40 minuti da Londra in treno. E niente, io vi abbandono perché mi fa male il braccio stare così e noi ci sentiamo dopo. Comunque, aggiornamenti, è tipo l'1:10, quello del genere, e siamo usciti da scuola circa 10 minuti fa. Adesso siamo qui, in mezzo a Brighton, perché stiamo cercando un posto dove mangiare. Infatti appunto la signora che ci ospita ha già fatto, per carità, il pranzo al sacco, però raga, un pane troppo strano. Io ho mangiato metà, se proprio non c'è nient'altro lo mangerò anche l'altra metà, se invece facciamo in tempo a prendere qualcosa magari da KFC oppure McDonald's, appunto sarebbe molto meglio, perché abbiamo soltanto mezz'ora per diciamo fare pranzo. Però in questa mezz'ora dobbiamo anche arrivare al punto di ritrovo, che dista 20 minuti, quindi raga è tutto tipo un po' incasinato. Fine. Dopo pranzo praticamente abbiamo preso l'autobus insieme, vabbè, ovviamente anche i professori, la guida e l'accompagnatore, e siamo andati a vedere Brighton Marina, è tipo una scogliera del quale non mi ricordo il nome, ma tanto ve lo dico più avanti. E niente, allora praticamente sono tipo le 3:40 mi sembra, e niente, abbiamo appena appunto finito di fare il tour di sia delle sette sorelle, che è tipo una scogliera, nulla di emozionante, e poi tipo il tour di Brighton Marina, che sarebbe tipo sul porto, per carità molto carina, però non è neanche chissà che, ecco. Più che altro non mi sorprende più tanto perché io abitando su una città sul mare è veramente molto simile, cioè tipo anche la spiaggia, cioè come fatto di sassi da noi è fatto di sassi meno. Qui anzi pure peggio, ci sono dei sassi enormi, raga. Non è nulla di troppo no, niente, cioè nel senso, per carità, per qualcuno che magari non vive al mare è una cosa anche bella, perché dici, cioè soprattutto in Regno Unito, dove comunque cioè non è molto anche, esatto, semplice trovare un luogo del genere col mare e tutto. Esatto, quindi perché è molto carino, però essendo che noi ci viviamo non siamo così stupide, ecco. Cioè, sì. Abbiamo un'ora di tempo libero, quindi pensiamo di fare tipo boh, qua stanno un po' di supermercati, boh, vediamo. Però un purtroppo giro. Cioè, tipo ci ha lasciato in una zona in cui non ci sta praticamente. Niente, a parte niente. Il cinema, ma non possiamo chiaramente andarci adesso. O il cinema o il bullying, ma comunque cose non chiaramente non facciamo in tempo. E quindi niente, adesso andiamo a fare un giro tipo per i supermercati, ragazzi. Molto, perché si per supermercati brightonesi. Sì. Così. E niente. Ciao. Allora guys, niente, tutte queste clip sono con allora guys, e che camminiamo in giro per il mondo. Le cabine. No, vabbè, ho appena entrato le cabine, cioè un po' distrutte, però cioè stanno bene. Stanno bene con il mood, capito? E quindi niente, comunque dicevo che dopo aver fatto questa fantastica, cioè dopo essere andata al supermercato abbiamo fatto gli acquisti, ma stasera vi facciamo vedere tutto, perché tanto non abbiamo niente da fare la sera. Facciamo surprise surprise, ragazzi, surprise surprise. E tra l'altro stasera c'è anche tipo proprio la proprietaria della casa in cui siamo ospitate, quindi dobbiamo conoscerla, perché in questi giorni non c'è. Niente, adesso aspetterò per farmi altre foto. Comunque sono tipo le 7:20 quasi e stiamo camminando, in realtà siamo praticamente arrivati alla casetta. Gli avevamo detto che arrivavamo alle 7:30, però vabbè, spero non sia un problema se arriviamo tipo 10 minuti prima, perché in realtà destinazione raggiunta, perché in realtà appunto abbiamo visto praticamente tutto ciò che ci eravamo fissati di vedere, e quindi i negozi chiudono alle 7, o alle 6 o alle 7, cioè il centro commerciale, raga, un centro commerciale immenso chiude alle 6. Noi siamo arrivati, quindi vi abbandoniamo. Siamo qua, io stavo appunto dicendo prima di iniziare a registrare che volevo una postazione un po' più carina, ma è un buco, quindi ecco. Vabbè, raga, comunque siamo qui perché oggi lei, cioè raga, dovete vedere che lei è tipo fissata con la frutta, proprio fissata. Ha preso il mango. Fissata. E quindi ha preso la frutta, giustamente. E anche l'uva, lamponi, mirtilli e fragole.
Cioè, ma voi non potete capire i livelli che io sono andata al Mac. Io ho preso hamburger, la patatina, le cose normali, ho preso la frutta al Mac. Io ho provato a prendere le patatine, mi fanno schifo, cioè, ho preso tipo mele uova. È buonissimo, cioè, non è che c'è stato. Un po'. Vabbè, comunque non ho visto questa clip perché io non ho mai sentito il mango. Però, come sapete, il mio gusto di gelato preferito di sempre per sempre è il mango. E questo è bello. Aggiungo il gelato. È quindi buono. Quindi adesso assaggeremo insieme, together. Questo, sì. Sembra buono. Mangia. Sa proprio di mango. Si sente dei rumori strani. È Niciullo che sta. Non potevo cambiare. Sta prendendo a pugni la presa. Mentre le ciabatte mi trasformo tipo in grande puffo. Cioè, che ridere. Non so, ciabatte, in realtà sono tipo calze super doppie. Ma mi fa troppo ridere. Cioè, sono tipo, mi fa i piedi enormi. Quindi sembra una disadattata. Siamo qua per mostrarvi i nostri acquisti. Sì. Of today. Non c'è un posto dove appoggiare la videocamera per vloggare che non sia sulla finestra. Ma sulla finestra dobbiamo stare in piedi. E quindi cioè, non sono poche cose da far vedere. E quindi dovrò stare tipo mezz'ora in piedi, anche no. E quindi ogni volta che si tipo passano per una stanza, cioè si salutano. Cioè, tipo magari dobbiamo andare in cucina, tipo dobbiamo dire ai ogni 3 secondi, ma perché si salutano? Cioè anch'io lo faccio a casa mia, però lo faccio per dare fastidio, non perché si usa. E però qui invece no, si usa, cioè tu devi dire tipo ai in ogni stanza, che fai? Perché? Sì, cioè ogni volta ai. Cioè io dico più ai in questi giorni che altro, ma però ok. Ai, yes, ok. Ok, yeah, it's ok. I miei acquisti ieri sono stati questo Carmex. Eh beh, io anche sono anche esperta di queste cose. Vabbè, Carmex al mango e alla pesca. Poi questo power bank, perché in poche parole mi si è rotto. La roba è stata di Primark. Comunque poi ci stavano un sacco di pigiami, così carinissimi, però molto carini. E quindi vabbè, essendo che comunque non volevo per il primo giorno prendere cose comunque troppo pesanti, perché chiaramente c'è un limite di peso della valigia. A me è rimasto 1 chilo. Sì, e quindi ho preso questo bellissimo pigiamino. Che è carino, aspetta. Dei Muppets. Non riesco a toglierla, ecco. E niente, cioè mi piaceva perché era carino, molto carino, cioè, carino. E poi praticamente siamo andati tipo in una specie di negozietto di souvenir, perché raga, mi sono fissati con le calamite, quindi volevano assolutamente delle calamite del posto. E dopo ve le faccio vedere mentre vai. Vado. Vabbè, anch'io effettivamente dovevo prendere alcune dei miei parenti, eccetera. E niente, cioè praticamente sono preso uguali in realtà. Esatto. Cioè, allora abbiamo preso questa qui perché è molto carina, è molto metallica. Esatto, ci sono tutte le attrazioni principali di Brighton. Poi qua abbiamo questa, che anche questa abbiamo preso uguale praticamente. Esatto. E è proprio un caratteristico bus. Una calamita che c'ha anche il liquido qua, cioè sembra proprio la birra. Vedi, c'è il liquido e adesso siamo le sapotie. No. E vabbè, comunque ve le faccio vedere direttamente adesso perché sono identiche, paccate e precise. Sono queste qui, vi giuro, sono stra particolari, stra carine. Era questa mini antica. Così, e non ho resistito sinceramente e l'ho presa. Io praticamente ho preso questo, che però in realtà non è per me, bensì per mio fratello. Infatti la volevo aprire, ma vabbè, lascerò fare a lui. Ed è questo super pulmino carino, appunto, vabbè, chiaramente di Londra. Appunto anche queste tazze qui. Le abbiamo prese un negozio, in realtà era appunto un centro commerciale. Aspetta, pure il nome. C'erano tutte le cose tazze Halloween, quindi abbiamo preso queste, ma raga, stupende, cioè ve lo giuro. Sta, vedete che è pieno, perché ci sono, abbiamo preso queste piccole merendine. Ah, perché qua ci hanno dato tipo una cosa del genere, cioè esatto, è solo un'altra marca. Esatto, volevamo riprendere al supermercato, quindi abbiamo trovato questo. Però è uguale. Non siete pronti? Stiamo parlando delle LOL. Raga, e poi abbiamo trovato un tipo strano, cioè che non lo penso siano nuove. E sono praticamente queste qui. Water balloon surprise. Abbiamo finito di aprire tutto e vi giuro, sono troppo carine. Sono queste. Allora, i capelli un po' spasili, non li giudicate. Sì, ma perché tipo c'hanno una cosa particolare, che cioè questi qua si dovrebbe gonfiare tipo con l'acqua. Con l'acqua, e invece abbiamo gonfiato con l'aria, perché qui non è possibile, ovviamente non c'è l'acqua. Però sono strane. Tra carine, ma i capelli stranissimi. Qui è il potere unicorno e maranza, più forte. Adesso penso andremo comunque a letto. Cioè prima ovviamente tipo stiamo un po' col telefono e poi andiamo a letto. E niente, noi vi salutiamo e ci vediamo domani. Addio. Addio. Io
io comunque sempre più innamorata di questa finestra, ve lo giuro, stupenda. È mattina a Brighton, uguale, uguale è mattina a New dai, York. Non è male. Esatto. Comunque sono le 8:20, chiaramente siamo in un ritardo mega galattico e stiamo raggiungendo la fermata per prendere il bus come bus ogni giorno. E niente, non c'è nient'altro da dire questa mattina. Fine. È circa l'1:20 e praticamente ci siamo un attimo, ci siamo usciti da scuola e tutto. Oggi questa mattinata abbastanza noiosa, guardando è il penultimo giorno di scuola. E cioè di scuola intendo qui in Inghilterra. Vabbè. E niente, praticamente adesso ci siamo un attimo staccati dal gruppo in generale, perché loro andavano a mangiare tipo coreano, giapponese, cinese, non lo so, non lo voglio sapere. E raga, cioè, sinceramente mi fa un po' schifo. Quindi stiamo andando a provare i Taco Bell. Cioè i taco sono mai mangiati e non sono una che amava queste cose così un po' esotiche. Però li andrò a provare soltanto perché ho visto tante... Mi sta andando un piccione in testa. Quindi niente, tutto ciò per dire che stiamo andando a provare i tacos. Ciao. We are back. Non mi sono rifatto sentire perché appunto circa sono le 4 in realtà. E direi adesso, oltre appunto a stare del Mac per le solite cose, abbiamo fatto semplicemente un giro per il centro commerciale, che era lo stesso di cui vi ho parlato, se non in questo, nel vlog prima. E come al solito non ho trovato niente, raga, io sono solo difficile con i vestiti più che altro. Cioè mi scoccio a fare shopping tipo dal vivo, cioè è una spacciatura immensa e quindi non mi ti concentro neanche un po'. E invece lei ha comprato anche un bellissimo paio di scarpe che però le stasera Gambus, ragazzi. Esatto, stasera vi facciamo vedere. E non potete capire la storia, racconta. Esatto, cioè raga, praticamente, allora, quante probabilità c'erano? Allora, praticamente arriviamo là e il tipo con cui stavamo a parlare con me si accorge che, cioè, nasce inglese. Poi anche perché mentre parlava mi dice verso, cioè, verso Nicole, mi faccio, non ho capito. E quindi lui ha capito che eravamo italiani e ci ha detto dove siete, noi in Italia, e lui ha detto da quale parte? Lui ha detto nel centro. Poi lui ha detto ma da quale zona? E io pure sono già nel paese dove abito io, e sono le prime iniziali, perché ci ha detto non lo conosce, è un paesino sperduto nel mondo, figurati. Dicevo, noi praticamente quindi ho visto, cioè, ha detto le prime due lettere e lui, cioè, tipo si gira e fa ah ma siete di, e tu il nome della sua città, raga, lì scioccata, cioè tipo gli faccio really? Cioè perché cioè non mi aspettavo che qua in Inghilterra ci fosse qualcuno che proprio preciso preciso dove viene dal paese nostro. E allora, quindi niente, cioè magari lo diceva agli amici, non ho capito tipo... no è andato a fare una vacanza 2 anni fa. Ma sì, e quindi niente, cioè raga, ma vi giuro, non è che dici un paese famoso, non lo conosce nessuno. Cioè perché dai, è carino sulla costa e tutto, però non è famoso. E niente, sono molto sorpresa di questa cosa. Niente, noi adesso andiamo tipo a prendere il gelato, penso, e facciamo un giro per qualche negozietto, vediamo. Mentre il gelato sempre presente. Ragazzi, è buono. Allora, praticamente lei che fino a 30 secondi fa stava asciugando il tavolino ha preso passion fruit, che l'ho assaggiato, è buonissimo. Questi raga, buonissimo. Sono un po' strani, però okay. No, allora, io l'avevo già mangiato i semi in realtà e questo è buonissimo, cioè perché tipo è croccanti e dolci. Vabbè, e poi sta rimanendo un top. Poi vabbè, io ho preso appunto nocciola, molto classico, però ci sta. E niente. Poi siamo tornati da Primark e niente, ho preso un maglione. Allora guys, allora vi giuro, questa tazza così messa qua è troppo bella, cioè fa un sacco tipo atmosfera, un po', non so, queste vibes autunnali, Halloween, stupenda. Cioè basta, non vedo l'ora di metterla in camera, probabilmente la userò anche per bere la mattina. Però oltre a questo, cioè è veramente bella proprio da tenere anche così, basta, stupenda. Beh, comunque sono le 10:20 praticamente e noi siamo qui in camera, in realtà ci siamo tornati praticamente a casa alle 8:15. Raga, scusatemi se non ho vloggato niente, adesso vi racconto un attimo della serata, ma vi giuro, ho la memoria che non è piena di più, cioè io penso che dicendo 28 GB l'ho superati, cioè non lo so dove saranno a finire le cose che sto pubblicando, perché cioè veramente cioè, ho la memoria che tra un po' esplode. E quindi niente, io scusatemi veramente, cioè veramente ci ho provato a portarvi con me. Vi lascio qui appunto un video perché oggi, cioè questa sera siamo andati appunto da Wendy's, che è un fast food diciamo estero per chi non lo conosce. Eravamo praticamente prima in 4 poi in 5 perché siamo andati appunto con altre ragazze e quindi io ho preso praticamente il menù bambini, perché raga io vivo del menù bambini, cioè secondo me è tipo la quantità giusta, però il panino era piccolo, quindi ho preso quel panino più un altro in cui c'era anche il bacon. In realtà inizialmente stasera dovevamo andare in un ristorante italiano, però niente, alla fine praticamente c'è stato tipo il diluvio universale, vi giuro. Vi lascio qui sempre uno snap, perché cioè su Snapchat si riusciva a fare i video così, però non mi li salva nella galleria, e quindi vabbè appunto vi lascio qui il video. Cioè vi giuro, c'è stato tipo il diluvio universale, cioè adesso non li prendo perché stanno tipo qui sopra ad asciugare. Ma ci sono i miei jeans che sono bagnati fino al ginocchio, cioè sono tipo zuppi, cioè hanno cambiato totalmente colore, ottimo.
E niente, quindi vi giuro, tipo, ci stava diluvio universale, quindi non potevamo arrivare a questa pizzeria perché stava 10 minuti a piedi, era fatti sotto l'acqua col vento, con l'ombrello che si girava tutto, no. Quindi sono di Wendy's, che è praticamente a 5 minuti a piedi da qui, quindi top, anche perché alle 8 dovevamo comunque stare a casa, quindi per sicurezza appunto abbiamo scelto questa opzione. E poi, quindi vabbè, in realtà dopo Wendy's siamo semplicemente tornate qui a casetta. Subito dopo essere arrivata a casa ho fatto la doccia e mi sono impigiamata, perché cioè restare bagnata non mi piaceva, quindi niente, mi sono impigiamata e mi... Poi stasera vogliamo appunto andare a dormire mezz'ora prima, perché domani ci alziamo mezz'ora prima, in modo da... quindi vogliamo fare colazione fuori. Abbiamo trovato un bar che è qui vicino casa, però lontano da scuola. Questo è il programma, vedremo domani se riusciamo a rispettarlo. E per il ristorante italiano anche dovremmo andare domani, perché raga, domani è l'ultimo giorno praticamente che siamo qui a Brighton, perché poi venerdì stiamo a Londra altra giornata. Poi in realtà appunto siamo andati da Primark e ho comprato in realtà un maglioncino. Chiudeva alle 7, noi siamo usciti alle 7:05, poi tipo ci stavano praticamente buttando verso la cassa, perché cioè tipo eravamo stati in ritardo, e cioè ho deciso proprio di comprarlo all'ultimo secondo. Però è veramente carino, e ve l'avevo fatto vedere in realtà appunto nelle varie clip che ero indecisa, però ho preso appunto questo qui, ed è un semplicissimo maglioncino bianco. In realtà è molto semplice, fatto in questo modo, però io vi giuro che sono entrata in fissa con i maglioni e sono troppo carini, e mi danno troppi vibes di Gilmore Girls, e quindi niente, li sto adorando. E ho preso questo, e appunto poi voglio vedere se c'è qualcos'altro, magari anche a tema proprio Inghilterra con la bandiera, insomma vediamo. E niente, poi vabbè, la mia amica vi avevo detto che aveva preso delle scarpe, ve le potrei far vedere adesso, ma appunto lei è a fare la doccia e non so dove le ha messe, penso nello zaino, ma se le caccio non so come rimetterle a posto, quindi vi lascio qui appunto una foto delle sue scarpe. E niente, questo in realtà è stato un po' il mega riassunto di quello che non vi ho vloggato. Ma... ultima giornata appunto di questo vlog qui, sono le 7:30, in realtà noi siamo già quasi pronte, perché oggi avevamo, come ho detto ieri sera, intenzione di andare a fare colazione fuori, però tipo fuori c'è il diluvio universale, quindi niente, speriamo di arrivarci sane e salve. E niente, in realtà non ho nient'altro da dirvi, perché per adesso ancora non abbiamo fatto praticamente niente, soltanto vestite, e boh, penso adesso scendiamo. Gli spiriti che entrano. Allora, siamo qua e c'è un vento esageratamente elevato. Ormai ci siamo finiti qui a Brighton. Brightonese, e quindi niente, in realtà stiamo andando già alla fermata. Sono tipo le 7:48 e niente, adesso andiamo appunto alla fermata, prendiamo il bus, arriviamo vicino alla scuola e prendiamo tipo a quel bar che ci hanno consegnato e vogliamo andare a Starbucks. Però ci hanno detto che fa schifo, cioè la famiglia che ci ospita. E quindi niente, ci hanno consegnato loro un bar, adesso ci andiamo, è proprio 5 minuti a piedi dalla scuola, quindi niente. Tra l'altro raga, cioè Brighton è super carina la mattina, perché cioè è chill, e poi qui in realtà tipo la vita inizia super presto, quindi è anche piena di gente eccetera. Che ride, tipo stamattina abbiamo aperto la finestra e abbiamo visto che faceva freddo, quindi ho detto vabbè, mi resto pesante perché cioè non voglio gelare, soltanto che mi è sfuggita un po' di mano la cosa, cioè raga, ho tipo la maglia termica, la maglietta, la felpa e il giubbotto, cioè manco adesso tipo andare sulle Alpi Nevate, cioè per carità, in realtà sto bene, adesso non ho freddo, perché cioè sento l'aria che arriva sulle mani, è veramente freddo, invece cioè addosso non ho freddo, però sono tipo non lo so, tra un po' non riesco a muovere le braccia, cioè e niente, va molto ridere perché tipo ho le articolazioni bloccate. Sono le 2:15 e noi siamo al centro commerciale tipo dalle 2, perché c'era che tipo i professori con l'agenzia hanno organizzato tipo una caccia al tesoro per disadattati letteralmente, tipo contare quanti negozi di scarpe ci sono nel centro commerciale. Ma salto temporale perché avevo la memoria piena. Stavo dicendo che abbiamo fatto tipo un sacco di volte giù, cioè su e giù per il centro commerciale, non potete capire, le gambe distrutte, ma non fa nulla. Adesso avremmo dovuto incontrarci con la guida dell'agenzia tipo su un piano del centro commerciale, ma non c'era nessuno, quindi però ci hanno dato mezz'oretta libera e stiamo ritornando sul negozio in cui siamo andati prima, che però non vi ho mostrato, dove lì si vorrebbe prendere tipo delle spille,
E niente. Allora, ho pochissimo tempo per parlare perché ho la memoria piena. Comunque abbiamo un attimo lasciato appunto le altre ragazze con cui stavamo, che sono rimaste nel centro commerciale. Invece noi siamo già state ieri, non abbiamo voglia. E raga, siamo venuti qui a Starbucks e ho preso tipo questo frappuccino al cioccolato. E non ho mai preso questo tipo di cose, quindi adesso lo assaggiamo insieme. Vai, taste test. No, è buono invece. Wow. L'ho provato. Sono molto cioccolatoso, però è fresco. Eh sì, sembra tipo latte e cioccolato in realtà. Dico, anche se non ho memoria per dirlo, ma vi volevo avvisare che sono tipo le 5:40 e stiamo ritornando verso la piazza per prendere l'autobus e andare tipo al supermercato per prendere alcune cosette per domani, che andremo a Londra, che però per voi sarà un altro vlog. Così sembro pelata perché non ho più ciuffi, però ok. Ora, aggiornamenti: siamo sull'autobus e praticamente stiamo andando appunto al supermercato a prendere i fiori per la signora che ci ospita, vabbè, perché meno male, qualcosa di carino, eccetera. Poi l'acqua e beh, qualche barretta, insomma, stiamo andando al supermercato. E raga, sì, voi vedete, ci sono tanti supermercati? La risposta è sì. Però lì avevamo già visto le cose, quindi abbiamo già subito dove andare, cosa, quindi non perdere tempo. E raga, siamo stati in ritardo, infatti siamo un po' incasinate perché poi la pizzeria è probabilmente all'altra parte, quindi c'è un po' questo problema. Però beh, speriamo di fare presto, anche perché adesso sono circa le 6, noi dobbiamo stare a casa per le 8 con cena mite e tutto, e con i mezzi pubblici non è che possiamo avere i tempi nostri, quindi niente, speriamo di fare in tempo. Raga, siamo tipo su un ristorante italiano e cioè mi fa troppo strano che parli con chi mi hanno parlato in italiano, cioè, ci rendiamo conto? Cioè, non ti fa troppo strano? Sì, te lo giuro, è un miraggio. E niente, comunque finalmente una pizza decente, buona, e niente, adesso continuiamo. Non ho nient'altro da dire. Ciao a tutti. Guardate che acqua particolare, cioè tipo stranissima. Ma paccaggio, sta tipo il basilico dentro. Adesso la prova e ci dice che sta. Però mi sono confusa, è menta, non basilico. Ops. Raga, palese, mi emoziono. Cioè, la pizza, veramente, non la mangio tipo da una settimana e mi manca. Cioè, guardate che carina, cioè, perché l'abbiamo mangiata per carità la pizza il primo giorno, ma era surgelata, invece questa è proprio pizza. Comunque ho preso salsicce, salame piccante, senza mozzarella come sempre. E lei, Margherita. Non potete capire, cioè io stavo qua normale, lei volevo mettere i bicchieri tipo tutti insieme, no? Avevamo il limone dentro il bicchiere con le due, appunto, dovevamo mettere la Coca-Cola. Poi una vera tutta convinta prende il limone e si è mangiato. Cioè raga, aspettate, vi faccio vedere perché è una cosa che fa senso. Ma come fa? Io sono spaventata. Cioè assurdo, ma se lo mangio, ma che, non ti fa schifo? Raccontami un vlog, cioè è limone. Che carità, povera Italia. Allora, comunque abbiamo comprato i fiori, stiamo facendo il bigliettino per le signore che ci hanno ospitato. Cioè, ma dove le trovate delle studentesse che fanno tutte queste cose per le famiglie che le ospitano? Cioè, veramente, cioè siamo qui. Se lo devono segnare, anzi ci devono dare più crediti, perché solo esatto. Per il fatto che abbiamo fatto il bigliettino. Abbiamo anche il bigliettino, cioè raga, siamo veramente delle persone troppo forti, esatto. Cioè siamo veramente delle persone troppo forti. Questi sono i fiori tanto carini che abbiamo preso. Vai. E niente, noi siamo sull'autobus. Anche stasera mango io. Mango. We're back, we are here for conclude this video because it's the end and we tomorrow going, we tomorrow will going to London and so it's another vlog e basta, manco io sto cambiando niente, quindi fine. In italiano, siamo qui per concludere appunto questo vlog e niente, vi spieghiamo ancora un attimo come è andata la serata perché ho vloggato, sì, ma non più di tanto. Praticamente raga, disastro, perché siamo andati appunto a prendere, dobbiamo andare dalla piazza al centro commerciale che si trova di fronte alla scuola per prendere vabbè appunto i fiori che vi abbiamo fatto vedere, l'acqua e delle merendine appunto per mio fratello. E quindi siamo andati lì e con il bus arriviamo lì e poi vogliamo tornare appunto, cioè vogliamo andare direttamente con l'autobus alla pizzeria in questione. Però dal navigatore mi dava un indirizzo totalmente sbagliato, infatti mi diceva tipo di andare verso casa, cioè verso il centro. E poi ho visto io che c'è scritto autobus numero 1, lo prendiamo, saliamo, cioè facciamo tipo il primo coso, ma ci rendiamo conto di starci allontanando, non avvicinando alla piazza. Quindi tipo chiediamo al tipo, ma cioè
dove cioè ci porta, esatto, a Churchill Square, che è appunto la piazza centrale, e lui dice no, cioè perché dobbiamo andare sull'altro lato opposto, quindi noi scendiamo ed era tardi perché noi comunque alle 8 dovevamo stare a casa, quindi non ce la facevamo poi andare in tempo, quindi praticamente poi scendiamo da quest'autobus, cominciamo a camminare a piedi verso un'altra, la ricerca di un'altra fermata, io mi giro e leggo Fatto a Mano, che era proprio il ristorante appunto dove dovevamo andare noi, e quindi niente, cioè raga, il navigatore una volta che eravamo seduti lì mi diceva comunque che era lontano 23 minuti questo, esatto, ristorante, quindi non so dove mi avrebbe portato sinceramente, meno male che mi sono accorta che comunque era di fronte, e niente, quindi pizza molto buona, tutto molto buono, poi siamo tornati a casetta, doccia e siamo qui. Abbiamo girato un sacco Brighton, vi ho mostrato poco e niente in realtà, mm-hmm, perché ho la memoria piena, basta, la sto liberando, ma vi giuro è una tortura incredibile, scusate se lo dico in ogni video, ma devo spiegare il fatto perché, cioè raga, mancano tipo la maggior parte delle mie giornate, ve le racconto alla fine, ma vi giuro non ho memoria, e perché appunto essendo qui non ho l'iPad, quindi non posso trasferire tutte le clip lì, sono tutte sul telefono, raga, c'è più di un'ora e mezza di materiale, capite, quindi sta tipo esplodendo, c'è solo CapCut con tutta la roba, occupa 10 gigabyte che è tantissimo. L'unica cosa che abbiamo comprato è stato delle spillette molto molto carine, allora lei ne ha prese 4, io ne ho prese 2, adesso ve le facciamo vedere, sono delle mini spillette da attaccare allo zaino e niente, sono stra carine. Vedo questa, questo, guarda, che praticamente con Muppets, stracarina. Prima vi fa vedere le sue, poi faccio delle mie perché non lo so di meno. Questa, che è tipo Stitch, stile un po' Halloween. Esatto, è stracarina, cioè tipo Stitch con la maschera. Molto carina. Che può non sembrare, ma si vedono le orecchie, quindi. Esatto, vedo questa. Qual è? Ah, Paperino. Paperino con criccettini. Che carino, chip e chop. Una frase che rappresenterebbe in realtà il karma. Adesso vi faccio vedere anche le mie, ne ho prese soltanto 2. Ce n'erano molte a tema Harry Potter, però che essendo andata a Londra vi prenderò lì delle cosine a tema Harry Potter. Ho preso questa qui, che è praticamente con questo, ce n'erano un sacco a tema cartoni eccetera pure. Io ho preso questa qui, tipo fatta in stile un po' cartoon, che è praticamente Corvo Nero di dove sarebbe Ravenclaw, perché siamo in Inghilterra, però sarebbe Corvo Nero. E poi ho preso questo qui, che è praticamente la spilletta dell'urlo di Munch, penso si dica Munch, e niente, stracarine entrambe. E niente, detto ciò, questo vlog termina qui, mi raccomando non vi perdete né quello che è uscito prima di questo e né quello che uscirà dopo questo, quindi se vi interessa iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate like per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao, addio.